appena sono arrivato, tra l'altro io da ragazzo ci ho giocato, quindi avevo ottimi ricordi e ancora degli amici, quindi come sono tornato ho ritrovato l'ambiente che conoscevo, un po' abbacchiato perché all'inizio c'erano obiettivi diversi, poi purtroppo all'inizio non hanno fatto bene, c'è stato il cambio dell'allenatore, sono subentrato e quindi c'è grande calore, l'Aragona è uno stadio pazzesco. Adesso ci stiamo risollevando pian piano, società molto organizzata, sono molto contento, quindi è un'opportunità grande per me, la sto cercando di sfruttare al massimo e quindi sono contento per questo avvio. Correggimi se sbaglio, siete a 7 punti dai playoff e a 5 dai playout. Allora, la parola playoff non la voglio nemmeno sentire dire, No, no, perché sono numeri. te lo dico sai perché? Perché purtroppo ci sono state situazioni all'inizio che ovviamente quello hanno fatto e quindi le persone, i tifosi sono molto calorosi a Vasto e quindi non mi piace buttare fumo agli occhi alle persone. Io sono arrivato, ne avevamo tre dietro e quindi in piena zona playout, ho fatto otto partite, abbiamo fatto otto partite e ce ne siamo messe otto dietro adesso, quindi noi dobbiamo guardarci assolutamente dietro perché abbiamo una rosa molto rimaneggiata, infatti la società già è all'opera con i direttori per cercare al mercato di aggiustarla, di completarla. E quindi dobbiamo assolutamente tirarci fuori prima possibile da quella zona lì. Ti ritieni un medico curante delle squadre? Appena No, io arrivi, il non mi ritengo, non mi malato ritengo, guarisce. non mi Sono i ritengo, risultati, non è che mi inventi ritengo altro. un lavoratore. Io penso che il lavoro, Con risultati. i risultati arrivano. Io penso che quando si lavora poi alla fine la classica frase il lavoro paga sempre, secondo me è così. Poi nel calcio ci sono tante variabili, tante circostanze che bisogna che si vanno a incasellare al posto giusto, però quando lavori tanto, c'è disponibilità da parte dei giocatori, già stai un pezzo avanti.